tutti e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi ho pensato di fare un video per quanto riguarda la rubrica Parliamone Insieme. Chi non lo sa, la rubrica Parliamone Insieme è una rubrica che ho deciso di inserire nel mio canale. Sarebbe una rubrica in cui io lancio un argomento qualsiasi e leggo in un video successivamente tutti i vostri commenti riguardanti un argomento che io lancio in un video. Devo dire che la scorsa volta io ho, circa un mese fa, se non mi ricordo male, ho lanciato l'argomento della rubrica in cui vi chiedevo di raccontarmi le vostre figuracce, però c'è da dire che non avete molto contribuito a questa cosa, perché veramente ho letto una scarsità di commenti, quindi vi devo assolutamente sgridare, perché vi voglio assolutamente più attivi. Siccome comunque ho lanciato la rubrica e chiaramente ho lanciato l'argomento, comunque ho deciso, anche se i commenti sono veramente veramente pochi, comunque di andare a leggere quel poco che ho ricevuto. E poi ho deciso di raccontare le mie figuracce, almeno diciamo per animare un pochino questo video, un pochettino a secco diciamo. Allora, iniziamo a leggere quello che praticamente mi è arrivato sotto nei commenti. Allora, il primo commento che mi è arrivato è un commento di Day Strange Reaction, che mi dice: ne ho fatte così tante che non me le ricordo, però Danny avresti potuto comunque dire qualcosa, insomma non essere così vago. Poi vado avanti e UltraGamer89 mi dice: una mia figuraccia è quando ho tirato il pallone e va mia sorella e poi a un'estranea. Allora siamo scappati e poi siamo caduti su una signora che ci ha rincorso, fine. Quindi la figuraccia di UltraGamer89 è che hanno tirato un pallone che però è andato addosso diciamo a una signora e poi sono caduti, quindi una doppia figuraccia. Poi che altro leggo, vediamo. Max Barbagallo mi dice: tutta la mia è una figuraccia. Anche tu però hai poco raccontato, avrei preferito che comunque commentassi qualcosa. Poi a livello privato, tramite email, mi è arrivata una figuraccia anonima, in quanto la persona che me l'ha mandato ha deciso di rimanere nell'anonimato, e quindi io sottosto assolutamente alla sua richiesta, però la leggerò. Allora, ve lo leggo subito. Allora, è una donna che mi scrive, di sesso femminile quindi, che mi dice: ciao, la mia figuraccia è quando mi sono sposata, che sono scivolata e per poco non mi sono ammazzata. Ammazza, il giorno del matrimonio proprio, guardate un po' questa povera ragazza. Poi mentre stavamo girando fra i tavoli a fare le foto con gli ospiti, ho notato che avevo una scarpa rotta e meno male che sono andati subito a comprare la colla per sistemarla. Ecco le mie figuracce. Questa povera ragazza in un giorno importante come il matrimonio purtroppo ha avuto questa esperienza negativa, però lei diciamo che almeno ha animato un pochino l'atmosfera diciamo del matrimonio. Allora, siccome veramente i commenti erano veramente scarsi, quindi io veramente torno a dire che siete veramente dei tirchi, chiaramente per dilungare un pochino questo video ho deciso di raccontare le mie figuracce, anche se non è che ne abbia fatte così tante, però comunque racconto quel poco diciamo che ho da raccontare. Allora, una figuraccia molto fresca è stata circa un mesetto fa, quando ho avuto la possibilità di intervistare un cantante di un gruppo degli anni 80-90, i famosissimi Collage. E il problema è che io ho fatto questa intervista a questi cantanti, se voi seguite il mio canale avete visto comunque questa intervista, e ho fatto un'intervista a questo cantante dei Collage. Il problema è che verso fine intervista, il problema principale è che ho fatto cadere il telefonino al cantante, quindi quella è stata la figuraccia più clamorosa, e vi lascerò qui al lato dello schermo il pezzo proprio dove io faccio cadere il telefonino al cantante, quindi questo secondo me è molto, molto carina come cosa da ricordare, quindi lascerò qui il pezzo dove faccio vedere la mia figuraccia proprio in diretta. Un'altra figuraccia, fatemela pensare, un'altra figuraccia è avvenuta a un paio di anni fa, se non mi ricordo male. Una volta io non prendevo, diciamo, l'aereo, ma i viaggi lunghi li facevo con il pullman. Allora, il pullman che ho preso all'epoca era un pullman a due piani,
che è successo? Era tarda notte, era comunque non so se era verso le 4 o le 5 del mattino, non mi ricordo bene. Allora io stavo dormendo, mi sono svegliata e siccome dovevo arrivare più o meno alle 7 del mattino, non mi ricordo bene, volevo informarmi a che punto fosse arrivato il pullman per sapere quando scendere. Io addormentata, cosa vado a fare? Vado dritto proprio all'inizio del pullman e chiedo a un signore lì, pensando che fosse un autista, ma dove siamo arrivati adesso? Il signore mi guarda e mi fa, io non sarei l'autista. Guardate, questa cosa è veramente da ridere, perché comunque io addormentata, siccome il pullman è di due piani, chiaramente l'autista è all'inizio del piano di sotto, non all'inizio del piano di sopra. Quindi chiaramente questa è stata una figuraccia assolutamente top, insomma, lì veramente il signore mi ha guardato come per dire, ma io non sono l'autista, forse dovresti scendere giù a chiedere a uno degli autisti dove siamo arrivati. Un'altra figuraccia, che però non la considero una vera e propria figuraccia, diciamo soltanto a livello comunque una cosa simpatica che mi è successa comunque a casa alcuni tempo fa, insomma, che sono, che mi ricordo bene se qualche anno fa, non me lo ricordo. Allora io ho preparato tutto, avevo preparato proprio il piatto da cucinare al microonde, tutto bello pronto, bla bla bla. Allora io cosa faccio? Preparo il piatto, tutto per bene, accendo il forno a microonde e lo faccio partire. L'unico problema è che avessi dimenticato di mettere all'interno del microonde il piatto da cucinare. Lì veramente è spettacolare, perché praticamente tutto bello pronto, tutto bello preparato, accendo il microonde, tutto quanto, preciso tutto quanto, il problema è che ho dimenticato di metterci il piatto dentro. Vabbè ragazzi, questa è una figuraccia, diciamo, a livello comunque di casa, insomma, non è una figuraccia che coinvolge un gran numero, diciamo, di persone che l'abbiamo potuta, diciamo, vedere. E niente, il video finisce qui, spero chiaramente che vi siate divertiti, anche se comunque è molto misero, perché è colpa vostra, perché non avete collaborato nello scrivere i commenti. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto e vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale se mai foste interessati comunque a seguirmi, perché il mio canale, come ho sempre ripetuto in tutti i video, è un canale comunque dinamico, c'è questa rubrica Parliamone Insieme in cui io diciamo lancio un argomento e poi in un video successivo leggo tutti i vostri commenti per potervi far partecipare a questa rubrica, per far esprimere a tutti quanti la propria opinione su un argomento in particolare. Poi comunque il mio canale si parla di metafonia, ossia di voci dell'aldilà, poi comunque ci saranno make up tutorial, ci sarà un po' di tutto, insomma, quindi spero che comunque il mio canale possa attirare interessi di più persone di voi. E niente, io vi lascio qui e vi aspetto al prossimo video. Un abbraccio!